Eccoci, buonasera a tutti. Siamo partiti con un piccolo impasse, capita. Siamo arrivati al terzo episodio di Volti Risvolti, questo nuovo format che riguarda ovviamente personaggi da intervistare con le proprie caratteristiche, con i propri consigli, i propri aspetti di vita che possono essere, diciamo, uno spunto per ognuno di noi, visto che siamo sempre affamati di qualcosa di interessante. E ovviamente passando attraverso i libri, questo canale prioritario, editoriale, che si basa sui sette Mondadori Bookstore, che sono quelli di Acqui Terme, Crema, Genova, Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento e Varazze. Ricordo che 2 settimane fa siamo partiti con Silvana Parisi, una puericultrice, e settimana scorsa invece avevamo Luca Sartini, un astrologo. Quindi ci sono sempre degli argomenti vari di volta in volta, e questa volta invece è la volta di questa persona, eccola qui, Volti Risvolti, Benedetta De Luca, autostima, body positivity e moda soprattutto, perché vediamo poi chiaramente quelli che sono, diciamo, il futuro, la possibilità, diciamo, di entrare in un mondo che chiaramente è un mondo di passione, di colori, come è del resto la vita in questo momento di Benedetta De Luca, che introduco, una vita di colori. Eccola qua, ciao Benedetta. Ciao Fulvio, grazie dell'invito. Eccoci, è una vita di colori perché è una vita che ha avuto dei chiaroscuri, però i colori sono fondamentali e non è un caso che tu stai abbracciando questa nuova, a livello professionale, questo nuovo percorso che chiaramente si basa sui colori, perché i colori sono fondamentali per la moda, i vestiti, per tutto ciò che riguarda questo settore. Allora, Benedetta De Luca ha una storia ben precisa, però credo che la cosa più importante sia intanto partire dal libro, perché il libro è fondamentale, nel senso che ci dà in qualche modo i riferimenti del contesto in cui noi andiamo a giocare, no? Perché giochiamo con il nostro personaggio. Quindi, Benedetta De Luca, come ho imparato a sentire bella, a sentirmi bella con una coda di troppo, una vita da serenetta. Quella coda noi la vediamo, ma sinceramente non vediamo quella coda, ma vediamo un fisico, un viso, dei bellissimi capelli, lo sguardo, un sorriso. Allora, racconta un po' inizialmente il percorso e poi dopo ci addentreremo maggiormente nelle varie pieghe. Sì, grazie Fulvio per questa bellissima introduzione. Ecco, come c'è scritto anche sul libro, come ho imparato a sentirmi bella con una coda di troppo. Quel di troppo in realtà non è stato un caso, è stata una scelta proprio specifica. Perché? Perché la disabilità, è purtroppo alle volte di troppo quando appunto la società non è pronta ad accoglierla. Io con una disabilità ci sono nata, si vede ovviamente in copertina la mia sedia a rotelle, sono nata con una malattia rara che prende il nome di agenesia del sacro e nelle forme più gravi la mia malattia rara poi prende anche il nome di sirenomelia. Quindi perché? Perché alcuni bambini nascono con le gambe attaccate proprio come se fossero delle sirene. Quindi anche la scelta del nome, una vita da sirenetta, sicuramente non è un caso. Ho passato tanti anni in ospedale, sono stata 12 anni, entravo e uscivo per i miei primi 12 anni in ospedale. È stato un viaggio sicuramente non facile, però è un viaggio che appunto è riuscito. Quindi ad oggi posso dire comunque di aver affrontato tante situazioni difficili, ma che comunque la disabilità è una parte che
fa semplicemente, ecco, parte di me, come a dire, ho i capelli biondi, gli occhi verdi, ho anche una disabilità. Però attraverso il mio libro ho voluto, ecco, io parlo molto sui social, poi sicuramente ci arriveremo, ma ho voluto parlare anche, ecco, in una chiave diversa, quindi ho voluto sicuramente ampliare il mio pubblico, quindi non solo sui social, ma anche tramite, appunto, magari dei lettori, e far capire a tutti che in fondo la diversità appartiene a chiunque, quindi non solo magari a persone con disabilità, ma anche ad ognuno di noi, e forse proprio in questa diversità c'è tanto valore. Beh, insomma, quindi diciamo che veramente c'è tantissimo valore dietro alle tue parole, ovviamente, perché poi, non so, ci sono degli esempi, poi li guarderemo, in questi ultimi anni, ultimi 10-20 anni, si è un po' rotto quel muro di diffidenza che c'era, no? Nei confronti appunto delle persone con delle disabilità, che poi dopo alla fine è un muro che sentono ovviamente le persone, no? Quindi le persone normali poi in realtà si avvicinano, quindi non è che ci sono, però c'è una diffidenza, c'è un modo di approcciarsi, e questa cosa invece è stata sdoganata in una maniera incredibile dalle persone che riescono a dar voce, ovviamente, e in questo caso l'abbiamo avuto nel passato, ci sono attualmente altri personaggi, e in questo caso c'è la tua voce, sta diventando molto ma molto importante e interessante, anche perché poi collabori per esempio con una rivista, no? Giusto, che quindi tratta questi termini, no? Perché ne abbiamo parlato prima, ci sono dei termini nuovi. Hai detto bene, ecco, forse io ho proprio assistito a questa sorta di evoluzione, nel senso che comunque avendo 35 anni mi sono resa conto che il mondo sta cambiando, ma cambia perché? Perché finalmente qualcuno non vuole stare più in silenzio, vuole anzi dar voce a tante tematiche. Non ti nego, io nel mio libro anche ne parlo, che quando ero io ragazzina, bambina, anzi in realtà un'adolescente, sono stata vittima di bullismo per la mia disabilità. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che prima non c'era questa consapevolezza, non c'era questo che magari c'è oggi, questa volontà di far capire che appunto la disabilità non è un problema. Sicuramente esistono anche oggi episodi di bullismo, ci mancherebbe, però se parlarne può aiutare magari una persona che è vittima di bullismo, io ne sono super felice. Però perché? Perché quando ero piccola io non c'erano i social, e quindi non c'era voce su queste tematiche, e dunque in quel momento io mi sentivo io il problema. Fortunatamente ho avuto una famiglia molto forte, che mi ha dato veramente tanto, tanto coraggio, tanta forza, mi ha sempre detto che, Benedetta, tu puoi fare tutto nella vita. Io poi ci ho creduto veramente, però magari se non avessi avuto questa famiglia e non avessi avuto i social, perché tanti anni fa non c'erano, indubbiamente sarebbe stato molto faticoso. Quindi io forse anche per questo che ne parlo ogni giorno, per cercare appunto di dare tanto coraggio. E sembra magari una frase un po' retorica, però in realtà mi arrivano ogni giorno tanti messaggi in direct su Instagram dove mi ringraziano, e penso che non ci sia cosa più bella, e quindi capisci che stai andando nella strada giusta, nella direzione giusta. Guarda, questa affermazione è un'affermazione che mi sento anche di condividere totalmente, perché ognuno di noi ha dei momenti, diciamo, difficili, no? Ho avuto anche un momento difficile, quindi sai quando capitano i cambiamenti attorno ai 40 anni, determinate situazioni, quindi uno comincia a capire, c'è una forma più o meno lieve di depressione, che cosa. Io l'ho scollinata bene, ho capito quali sono i meccanismi, e ogni volta che c'è una situazione in alcuni amici, alcune persone similare, subito ne parlo, no? Quindi c'è la possibilità quindi di svelare quali sono i percorsi, i meccanismi, per cercare di non perdere tempo e senza avvitarsi su se stessi, perché capita purtroppo che esistano situazioni di questo tipo in ognuno di noi. Invece ed è un valore aggiunto per se stessi e ovviamente per le persone che ricevono i consigli. Quindi capisco benissimo che sei fiera di questo tuo percorso. All'interno del libro, te l'ho detto, il libro è ovviamente tutto da leggere, no? E quindi è bellissimo, perché si parla ovviamente della sirenetta. Sei stata a Copenaghen a vedere la sirenetta? Voglio andare, però assolutamente quanto prima, sì. Ecco, mi hanno detto che è un po' una delusione, io non sono mai stato, ho detto, perché è piccolina, e poi in realtà va bene, cioè, però in giro per il mondo si vede la sirenetta, uno dice Copenaghen. Va bene, qua ci sono delle foto bellissime, quindi abbracciata al mio papà, la famiglia, tu che cresci, la bambina che le ingessature alle gambe sono state tra le mie prime esperienze infantili, quindi capisco benissimo
la difficoltà iniziale a una bambina, ma poi tutto il resto nella fase, diciamo, infantile, adolescenziale, quindi questa situazione che si è creata e si è portata avanti. Poi c'è a 15 anni, comincio a interessarmi alla moda e ai trucchi, una vera passione. E qua si vede una Benedetta che sta già scollinando e in qualche modo il momento, diciamo, difficile, presumo, no? Poi in viaggio studio a New York, le due sorelle meravigliose, Veronica e Daniela, che penso che siano delle grandi amiche oltre ad essere delle sorelle. Poi si va avanti, la laurea, al mare prendo il sole su una comoda sedia job che può anche entrare in acqua, sono quindi quegli ausili molto molto interessanti che permettono quindi di avere una vita migliore e riuscire quindi a godere come tutti della bellezza del mare. E poi questa bellissima, quel body positive catwalk 2019, un momento della sfilata insieme, scusa devo leggere un po', a Laura Briosco, organizzatore dell'evento, e a Evelyn Sarala, a Faunena, modella the body positive, ed è una foto bellissima perché veramente ognuno fa vedere la bellezza del proprio corpo. E poi vabbè, poi ci sono le cicatrici, e quindi questo è interessante, bisogna far vedere le cicatrici che ci si hanno. E poi vabbè, ricordati che tu sei bellissima, con un bellissimo cartello. E in ultimo c'è Piero, felice e innamorata di Piero, quindi una vita a tutta tonda, normale, a tutto tondo, perché è giusto avere tutto, quindi gli amori e avere la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Quindi parliamo un attimo del mondo del lavoro, Brand Italian Inclusive Fashion. Questo è il nuovo, perché questo è, da quanto tempo esiste questo brand? Allora, questo brand è nato nel 2019, a fine 2019, quindi poi sappiamo è stato un periodo un po' difficile per tutti, perché è successo quello che è successo, e quindi diciamo per adesso è un pochino fermo, però l'idea c'è, il marchio è registrato, e sì, la voglia anzi di dar voce a questa mia idea, nel senso vi spiego di cosa si tratta ovviamente, sì. La mia idea è quella di creare abiti eleganti, però pratici per chi ha una disabilità. Questo nasce tutto da un'esigenza personale, non lo nego, perché tante volte sì, mi è stato detto che peccato che tu hai una disabilità, altrimenti saresti stata proprio bella, oppure si pensa che una donna con disabilità deve necessariamente vestirsi sempre in tuta, in pigiama, non possa essere elegante, femminile. Io l'ho vissuto sulla mia pelle tutto questo, quindi a un certo punto ho detto basta, voglio far capire che anche una donna con disabilità è bella e può essere, deve essere elegante come qualsiasi altra donna. Però poi c'è in realtà un problema tecnico, perché a parte averlo vissuto sulla mia pelle, come ho detto prima, ma avendo organizzato diverse sfilate di moda con modelli con disabilità, io vedevo una effettiva difficoltà nell'indossare abiti molto eleganti. Un esempio tipico, l'abito magari lungo con lo strascico che comunque si incastrava nelle ruote, oppure gli abiti magari con i bottoni che, per chi ha problemi di coordinazione motoria, sono molto difficili da abbottonare. Un altro abito che ho inventato, ad esempio, è un abito, io adoro le paillette, almeno per le serate ovviamente più importanti, però le paillette ovviamente se stai molto seduta fanno male, sia alla schiena ovviamente che alla seduta, quindi ho inventato questo abito solo con paillette davanti e dietro no. Quindi una serie di accorgimenti che però ecco lasciano sicuramente l'abito invariato, quindi è comunque elegante, però è comodo, quindi può essere indossato anche magari in autonomia da chi appunto ha una disabilità. E per me questa è una doppia conquista. Quindi sia una conquista di autonomia, come ho detto prima, ma anche una conquista proprio al diritto all'eleganza, perché tante volte viene un po' messo da parte. Ecco, prevale purtroppo nell'immaginario collettivo l'idea che una persona con disabilità sia soltanto a livello medico, non so come dire, quindi esistono abiti adattivi in Italia, esistono per carità, però sono abiti magari per gli ospedali, per le lunghe giangenze, che ci vogliono anche quello e ci mancherebbe, però volevo dare un tocco glamour, ecco, a questa vita. No, ma io penso che sia appunto anche perché poi andiamo a vedere un attimo, perché è proprio quella la prima parola, il primo hashtag è autostima, perché se ti vesti bene, al di là che puoi andare a una serata di gala e giustamente devi avere le paillette, credo che anche presentarsi tutti noi, no?
no? In qualsiasi momento, quando c'è un evento, un qualcosa, ci si guarda allo specchio e quindi sì, sono soddisfatto. Quindi è giusto che ci sia anche questo risvolto. E devo dire la verità che è un po' una sorta di uovo di Colombo questa tua iniziativa, perché effettivamente al di là della questione tecnica, che quindi bisogna pensare ovviamente alle problematiche che uno ha, alle problematiche con l'oggetto, in questo caso una sedia a rotelle, e quindi e alle problematiche di apparire con i materiali giusti, quindi c'è uno studio dietro, penso, notevole, quindi credo veramente, ti faccio tanti auguri da questo punto di vista, che le sartorie già normalmente con i corpi di qualsiasi tipo devono star lì a diventare armati, quindi credo che se c'è una situazione lineare nel modo di disegnare ovviamente i vestiti, dopo alla fine si può fare anche non solo la boutique singola del vestito singolo, ma anche in larga scala. Bene, dai, speriamo, incrociamo le dita e vabbè, diciamo che questi ultimi 2 anni, che sono stati un po' un problema per tutti, in qualche modo hanno rappresentato per te probabilmente una decantazione, quindi del trovare le linee giuste da questo punto di vista. Ti faccio, ah no, aspetta, prima di questo vediamo un'immagine, eccola qua, perché lei è molto social, no, ovviamente, perché subito cerca di dare i giusti spunti alle persone, appunto, per rompere quel muro di diffidenza nei confronti, appunto, di persone che possono avere qualche problema. Eccolo qua vediamo che qua di problemi non ce ne sono, perché ci sono paillette, minigonne, cappelli, décolleté, devo dire la verità, abiti lunghi da sera, meravigliosi, insomma, quindi vuol dire bisogna fantasticare, bisogna soprattutto realizzare. Andiamo a vedere anche la tua idea, no? Anche perché poi questa, a volte risvolti, si parla di volti, in questo caso Benedetta De Luca, risvolti sono i risvolti dei libri, quindi noi andiamo anche a vedere qualche libro interessante così da consigliare, poi siamo sotto Natale, c'è qualche libro anche un po' del passato che riguarda ovviamente la moda, e quindi io voglio capire da te, sì, a quale genere appartieni, perché credo che sia abbastanza interessante, ho un vago sospetto, però io ti faccio vedere innanzitutto questo è quello più attuale, che continua a essere imperscrutabile negli anni, un volto incredibile, un modo di vestire tra il minimalista e il glamour, però molto, molto sintetico, quindi non so se è il tuo genere. Mi piace comunque, come si fanno una mare a Giorgio Armani, impossibile. Ecco. Sì. Questo è un libro della Rizzoli, qualche anno fa, Giorgio Armani ripercorre con le sue stesse parole la sua storia, il suo lavoro e i suoi pensieri, quindi auguro ovviamente a Benedetta di scrivere tra un po' un libro del genere. Andiamo a vedere quest'altro, ecco qua, abbiamo un fondo che è il rosso Valentino. Che adoro. Ecco, è cominciata già a sbilanciarsi, eccola qua, quindi alla corte di Valentino, l'ultimo imperatore della moda e dello stile. Qua vediamo una bellissima modella, poi il dettaglio è quel vestito con quei pois bianchi sul nero, la divisione, questo rosso che veramente impera direttamente sulla copertina. Quest'ultimo invece, vabbè, un po' particolare, con colori molto forti, abbiamo Dolce & Gabbana Generation, il nuovo rinascimento è nei millennials, quindi qua abbiamo Dolce & Gabbana. E quest'ultimo, il tuo genere? Sono tutti e tre molto belli, quindi hai fatto una scelta secondo me molto accurata e bella, mi è piaciuta molto, però forse ho un debole per Valentino, non lo nego, si può vedere anche dal rossetto, sarà il rosso Valentino, che voglio dire ha un fascino intramontabile, ci mancherebbe. Quindi sì, tra i tre effettivamente quello che è più elegante e classicheggiante, no? Quindi sì. La bellezza è appunto questa. Il vestito ideale che ti piacerebbe indossare, allora voglio sapere da te, che colore, con quale tessuto, quali supporti può avere, dalle paillette ai bottoni dorati, non so, eccetera eccetera, e quanto deve essere lungo o corto? Sì, allora sicuramente farei combaciare, come ho detto prima, l'eleganza e comunque la funzionalità,
A me piace molto osare, nel senso ovviamente sempre con classe, senza esagerare, però piccoli accorgimenti come ad esempio una gonna un po' più stretta, quindi non troppo larga, oppure creare quest'abito con dietro non tanta coda, perché di solito gli abiti eleganti hanno questa coda molto lunga, Sì. invece facendolo un po' più corto dietro comunque ti garantisce la seduta comoda. Poi è fondamentale non avere ad esempio il tessuto troppo scivoloso, perché altrimenti in carrozzina voli. Però mi piacerebbe comunque, sono un amante ad esempio dello chiffon o comunque di un comunque un tessuto, poi dipende ovviamente dall'occasione. Io Elegante, diciamo sì. un'occasione, l'altro giorno c'è stata l'apertura della Scala, 7 dicembre. Sì. Come ti saresti presentata, la tua Ah, immagine? okay. Ma io adoro molto. Allora, ho fatto un corso, una seduta di armocromia. Non so se conosci, nel senso la mia stagione, i miei colori. Però io sono, cioè il nero non c'è, ma io sono un'amante pazza del nero. Quindi, secondo Beh, è me, giusto, per l'occasione, sarebbe giusto, quindi indubbiamente. abito nero per sé, cioè per tutta la vita, e poi magari con gli accessori giusti, voglio dire, smorzi un po' magari quel nero che purtroppo dicono che alla mia carnagione non stia bene, quindi cerchiamo di. Nero non ci rinunciamo, però magari ci mettiamo degli accessori giusti e quindi ci sta. Ecco, gli accessori giusti cosa potrebbero essere? In questo caso una borsa. Anche magari dei gioielli molto belli, per esempio, a me piacciono molto i gioielli in oro, ma anche quelli non stanno bene, quindi metterò almeno quelli argento. Sposerebbero Per... bene in realtà con il Sì, colore dei capelli. in realtà dicono che dopo la mia seduta di armocromia non mi stanno bene, quindi, però vabbè, molto libero, nel senso ognuno sceglie poi quello che vuole fare nella vita, però magari un bel gioiello ci sta. Ci Per vorrei. esempio, sì, per esempio sono andata su red carpet, anche lì non ho rinunciato all'abito nero, però poi sopra ci ho messo un po' di rosso e quindi ecco, ritorniamo al rosso Valentino di cui prima e devo dire stavo molto bene, cioè, lo dico da sola, però mi piaceva molto quell'abito, quindi sì, perché no, un po' di autostima, ne parliamo molto, No, quindi perché... un po' tanto è giusto, ci vale. Sì, poi tra parentesi, il ragionamento sull'autostima è sempre molto particolare perché c'è tanta gente che non meriterebbe e si autostima in una maniera mostruosa. Qua invece il tuo messaggio è differente, ragazzi, tiriamoci su perché non c'è niente di cui vergognarci. Quindi l'autostima è questa. Poi se abbiamo quel qualcosa in più di glamour, tanto, tanto di Tanto guadagnato. meglio, sì. È giusto, no? Perché effettivamente dopo, come si dice, abbassarsi ma con una tuta. Una Sì. tuta, massificarsi in qualche modo con un vestito che in qualche modo non ti rappresenta, io credo che questo sia effettivamente una cosa negativa e che invece ha bisogno di essere in qualche modo recuperato. Quindi quest'ambito è veramente molto interessante. Infatti dico che è proprio un uovo di Colombo nel tuo caso. Andiamo a Grazie. vedere, tu dici il nero, però ragazzi, qua io vado a vedere questo, questo è il sito e qua abbiamo il nero. Qua abbiamo il Ovunque. nero, ragazzi. Qua non c'è niente da fare. La Benedetta vuole il nero e effettivamente guardate come le dona il nero. Quindi non sono per niente d'accordo con le varie teorie. Andiamo a vedere. Quindi, benvenuti. Sono Benedetta. Ecco, magari non c'è in primo piano. Forse il gioiello non si riesce, diciamo, a vedere, però si vede indubbiamente il colore, il rosso, il bordeaux. E quindi qua abbiamo, per esempio, cosa faccio? Quindi creator di contenuti, influencer, perché giustamente i contenuti devono essere divulgati, scrittrice, perché ovviamente c'è già il libro che è uscito, che è veramente un libro da andare a comprare. Laureata in giurisprudenza, e quindi insomma, ragazzi, qua abbiamo di fronte un avvocato, quindi professa, e quale esperienze? Abbiamo le varie situazioni, quindi i vari progetti, progetto autostima, il testimone per Google, Sì. per Unilever, insomma, testimone per l'Università degli Studi di Salerno, eccetera, eccetera, ospite alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, quindi Red Carpet, come anche ospite al Festival del Cinema di Roma, ospite Gifoni Film Festival, perché evidentemente c'è qualcosa che ti lega anche allo spettacolo, perché qua ci andiamo un po' a parare, giusto? Sicuramente è un mondo che mi piace molto, però ho fatto molta fatica, nel senso qualche anno fa penso che per me sarebbe stato inimmaginabile poter partecipare ad eventi e comunque kermesse così importanti, perché comunque il mondo della disabilità era proprio
lontano da questi mondi. Invece adesso si dà molto più valore alla diversità, si capisce che, voglio dire, invitare una modella con disabilità non è volontariato, ma magari può essere, ecco, un invito come qualsiasi altro. E fortunatamente sotto questo punto di vista qualcosa sta cambiando, devo dire la verità. Ecco, senti, per lo spettacolo c'è una figura in qualche modo che ti piacerebbe rivestire, non so, recitazione, voce, No, più che altro, ah, sì, regia. magari sono mondi un po' forse lontani da me, però quello che vorrei No, no, è. no, 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 non no. devi dirlo, non devi dirlo. Magari, vabbè, non ci ho mai provato forse effettivamente, però ho fatto anche una scuola di recitazione per un periodo, poi vabbè, presa da mille cose, ho un po' mollato, però quello che vorrei e che veramente vorrei dire ad alta voce è che qualcosa cambiasse anche proprio nella narrazione magari del mondo del cinema, ad esempio nella la narrazione del mondo della disabilità, che ovviamente mi sta molto a cuore, si è capito perché? Perché alle volte c'è un linguaggio troppo paternalistico, un linguaggio un po' di compassione, cioè il mondo della disabilità viene raccontato attraverso il mondo del cinema, ma non in maniera proprio giusta e corretta, infatti ne parlo anche nel mio libro, perché? Perché magari la persona con disabilità è sempre una persona triste, è sempre una persona che non vuole vivere la vita, non vuole che, per carità, va bene parlarne, però magari parlarne in una chiave diversa, forse questa è la vera, è una vera novità. Perché magari raccontare una storia di una persona con disabilità in maniera normale, quindi con magari i suoi amori, con il suo lavoro, con la sua vita, senza magari, ecco, mettere la persona prima della sua disabilità sarebbe, secondo me, una chiave giusta per il cinema del domani. Questo fa parte del vecchio muro, no? E quindi è un retaggio che rimane in qualche modo, che deve essere scardinato, deve essere abbattuto. E effettivamente è vero, anche perché poi vorrebbe dire che uno guarda più la carrozzina più che guardare la persona, no? Quindi invece deve essere assolutamente il contrario. E poi soprattutto rivedere questa chiave, appare più spesso sul libro, nel libro, l'ironia. Sì. Quindi autostima verso se stessi, autoironia e ironia anche in generale, quindi c'è poca ironia in giro, no? In questo momento poi vabbè, non è che abbiamo grandi occasioni per sorridere già tutti normalmente, venendo da 2 anni di pandemia e poi questi scricchioli a livello internazionale, però vabbè, a noi andiamo avanti, abbiamo i nostri progetti ed è giusto proseguire da questo punto di vista. Parlando di progetti, una volta ci sono le varie giornate ogni anno, che spero che non rimangano solo degli episodi persi, come può essere, non so, una qualsiasi festeggiamento di qualsiasi categoria. Settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato la giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3. Sabato 3 dicembre, e quindi come sei stata coinvolta questa volta? Allora, diciamo che il 3 dicembre io non sono contro questa giornata, anzi, ben vengano giornate comunque di sensibilizzazione perché servono Sì. ancora. Quindi siamo in un momento storico dove anche secondo me anche le etichette sono utili, nel senso va bene parlare di disabilità, non si può pensare che la disabilità non esiste, che siamo tutti uguali, così è anche sbagliato, ovviamente però bisogna saperlo fare. Io il 3 dicembre ho avuto tantissime proposte, però per una mia scelta personale ho deciso di stare Ok. un po' fuori dai Sì. giochi e quindi magari ho fatto più promozione sui miei canali social, quello sì sicuramente, anzi proprio quel Certo. giorno, e poi per la pagina con la quale collaboro, perché infatti sono Gender Inclusion Editor, praticamente è una figura nuova in Italia, prima per The Wom, è una pagina appunto di Mondadori Media e quindi con loro ho contribuito tramite video, abbiamo realizzato diversi video appunto. Hai dato il tuo apporto pienamente da questo punto di vista. Sì. Però effettivamente se venisse meno quella giornata lì, dopo uno direbbe, non c'è neanche una giornata per poter. Effettivamente è un po' strano perché creare una giornata vuol dire enfatizzare forse un po' troppo. Quando qua non c'è niente da enfatizzare, bisogna essere andare lì lisci, tranquilli. Però è anche giusto che ci sia un riferimento, specie per le associazioni, no? Che quindi hanno bisogno comunque di recuperare risorse. Senti, parlando appunto di disabilità, parlando appunto, non dobbiamo neanche parlare di disabilità, ma parliamo ovviamente di
di settori che della nostra vita in qualche modo hanno bisogno di essere attivati, la vita proprio ognuno di noi personale, soprattutto degli esempi. In questi ultimi anni, gli ultimi 10 anni, sono nati i mental coach, no? O perlomeno sono arrivati in forma più allargata in Italia, venendo ovviamente dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E nell'ultimo periodo c'è mental coach di tutto, di ogni, no? Di qualsiasi cosa, no? Questo perché forse siamo diventati tutti un po' più deboli e abbiamo bisogno di avere, specie a fronte di determinate situazioni come nel recente, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un po' un conforto, un indirizzo. Allora, voglio dire che tu sei un mental coach già ben fatto e finito, quindi questo è così, e il libro dà ovviamente un sostegno, un aiuto a tutti. In passato e anche attualmente ci sono stati dei personaggi che hanno già aperto questa strada, no? Li conosciamo tutti, e quindi mi piacerebbe dare innanzitutto un ricordo di una persona che in questo momento qua è in una fase di recupero, ed è questo, è Alex Zanardi. Questo è l'ultimo libro che ha scritto nel 2019, ed è Zanardi, quel ficcanaso di Zanardi. Qua c'è sempre, vedi, l'ironia, no, ovviamente, di Romagnola, appunto, di Alex Zanardi. Osservando lo sport ho capito meglio la vita. Quindi già questo vorrebbe dire andate a farvi una bella corsa, una passeggiata, e buttate fuori le amarezze, no? Giusto, quindi ognuno di noi può fare delle cose ovviamente interessanti. Poi abbiamo per esempio Bebe Vio, che è sempre un altro personaggio sportivo, no? Che quindi con una disabilità molto molto forte, no? Ovviamente, ed è bellissimo questo libro che è del 2017, quando era venuta, aveva vinto già l'Olimpiade. Se sembra impossibile, allora si può fare, ed è uno slogan fantastico, quindi è allargabile a tutti. Ma questo non abbiamo bisogno di andare da Bebe Vio, dobbiamo tenercelo proprio come consiglio per noi. Realizziamo i nostri sogni affrontando col sorriso ostacoli e paure. Questo è indubbiamente, questo è forse il primo pensiero, no? Quindi in questo momento Benedetta De Luca sta affrontando con i propri sogni e la sua vita come un percorso ovviamente normale. Certo, sì, sono due grandi, ovviamente Bebe e Alex, li chiamo così come se li conoscessi, ma in realtà avrei tanta voglia veramente di incontrarli, e sono due persone meravigliose, quindi anche loro hanno fatto ovviamente, perché ecco, alle volte uno dice è vero, non bisogna fare del pietismo, ci mancherebbe, sono la prima che dice queste cose, però è inevitabile che quando convivi con una disabilità hai due strade, nel senso o sopravvivere o vivere, e loro hanno scelto appunto la strada di vivere con grande forza e coraggio, quindi non è pietismo, non è abilismo, è semplicemente dire le cose come stanno, perché comunque le difficoltà ci sono, e loro ne hanno veramente fatto una storia di forza e di tanta forza, anzi mi viene da dire di tanta forza anche di volontà. Ecco, senti, legandoci un attimo anche alla moda, no? Di conseguenza, perché questa è parente, abbiamo anche la sì. Giusy Versace, eccola qua, quindi con la testa e con il cuore si va ovunque, la storia della mia nuova vita, ecco, quindi con la testa e con il cuore, quindi tu hai proprio sposato, cioè già questo titolo, no? Quindi il cuore ovviamente, no? Perché ne hai già parlato, la testa perché programmi anche, mi sembra anche molto, in maniera molto specifica, la tua vita professionale, no? E anche la vita in generale, no? Quindi quali altri settori ti piacerebbe? Abbiamo influencer, giusto? No, quindi creator di contenuti. Sì. Genere. Cosa? Gender Inclusion Editor, come ti ho detto prima, appunto della prima figura in Italia, quindi ne sono orgogliosa. Però prima di tutto ciò c'è il sì, certo, ovviamente c'è il fatto di comunque di comunicare quello che dicevamo prima, dare un consiglio alle persone utilizzando i vari mezzi. C'è un altro ambito in cui ti piacerebbe, abbiamo parlato prima dello spettacolo, se ci sono altri ambiti in cui ti piacerebbe andare come passione tua personale, no? Ecco, quindi Certo, adesso non so, perché poi sono già tante le cose che faccio, quindi mi piacerebbe concentrarmi magari su queste che già sto portando avanti, quindi anche sul mondo magari più formativo, nel senso vorrei tanto che magari tante aziende imparassero
a capire che magari chiedere magari a persone esperte, quindi a persone che vivono sulla propria pelle determinate situazioni, non è sbagliato. Un esempio tipico, ci sono aziende che magari parlano di disabilità o anche di donne soltanto il 25 novembre o il 3 dicembre per l'appunto, ma lo fanno anche in maniera errata. Quindi magari chiedere a delle persone formate, a delle persone che sanno ovviamente cosa significa vivere con una disabilità, ad esempio, sarebbe più opportuno. Quindi vorrei specializzarmi ancora di più magari nel settore della diversity inclusion, quello sicuramente sto leggendo anche tanti libri, vorrei fare un master in tal senso e magari andare verso questa direzione è ancora un po' più specifica, mi piacerebbe, però è ancora tanta strada da fare, ma Beh, ovviamente non molliamo. avevi detto che non avevi ancora una idea, però mi sembra che invece le idee ce l'hai molto chiara, anche perché poi questo fa parte, tutti fanno, tutti, adesso sto scherzando, però c'è molta gente che fa corsi per qualsiasi cosa. Credo che questo Certo. sarebbe veramente una cosa molto interessante con le aziende, quindi riuscire in qualche modo a catechizzare certi ambienti lavorativi, no? E quindi capire quali sono le problematiche che ci devono essere, anche perché poi devono essere risolte anche all'interno di uno spazio lavorativo. Quindi è giusto, insomma, c'è tanto da fare da questo punto di vista. Senti, passioni recondite normali, adesso lasciamo perdere un po' l'attività, la moda, la body positivity, le tue passioni proprio da sempre, di sempre, anche da ragazzina in generale, quali sono? Sì, sicuramente, allora, per ovvi motivi, ecco, magari tutti i bambini dicono cosa vuoi fare da grande, tutti dicono la ballerina, io invece magari dicevo, ho detto anche per un periodo la scrittrice, questo sogno quindi si è realizzato, Bene. e mi piaceva tanto disegnare, ho fatto ragioneria, ho fatto giurisprudenza, sono diventata avvocato, quindi proprio col disegno non c'entrava nulla, però nel Certo. mio momento libero sicuramente do sfogo anche ecco, alla mia creatività tramite il disegno, che è qualcosa che veramente non ne parlo quasi mai, devo dire la verità, Ecco. ma è una parte di me che ecco, condivido con voi. Ecco, il disegno, ma intendi come disegno oppure già direttamente proprio pittura, no? Quindi, No, oppure. più disegno, fumetti, queste cose qui. Ah. Fu una scuola di fumetto da ragazzina e mi è rimasto un pochino questo sogno nel cassetto. Ovviamente non conosco le tecniche proprio nello specifico, però quando ho il tempo libero magari disegno un pochino, questo sì. Disegno, ecco, non ti nego tante sirenette, questa è la mia figura preferita, poi disegno ovviamente anche protagoniste con disabilità, l'ho fatto più volte perché non esistono in realtà fumetti con Esatto. protagoniste, persone con disabilità, quindi anche in questo senso porto la mia creatività e il mio messaggio anche sotto questo punto di vista. Però ecco, un sogno così. Non abbandonare perché la passione è fondamentale perché è il volano per tutto. Quindi se tu riesci a trovare, magari migliorare dal punto di vista appunto tecnico, può diventare il collante per fare un bellissimo libro illustrato dove ci stanno dentro tutte le situazioni, no? Quindi in qualche modo magari una bella sponsorizzazione di una bella azienda, perché ci vuole Bellissimo. ovviamente, perché qua ragazzi le cose non è che nascono, abbiamo sempre bisogno ovviamente di sostegni e di risorse. Beh, poi dopo, non so, mi sembra di capire, tu hai comunque l'attività di avvocato oppure la tieni lì, No. diciamo, beh, anche Ho l'abilitazione d'avvocato, perché. però se avessi scelto questa strada non potevo fare altro, quindi per il momento, diciamo, appeso la toga, come si suol Sì, no, dire. anche perché poi credo che in questo caso è una cosa molto interessante che ti tornerà utile probabilmente se si sviluppa tutto in una forma molto, molto ancora più grande, no? All'interno delle problematiche, quando incominci magari, non so, ad avere, entrare sottosegretario, per esempio, no? All'interno anche a livello politico, non so se è giusto augurartelo, però se entri all'interno di istituzioni, una persona che comunque ha fatto degli studi in quella direzione lì, credo che sia molto No, interessante. Fulvio ha ragione perché comunque ecco, il mio percorso di laurea comunque mi ha insegnato tantissimo, nel senso, ma forse non è un caso se ho scelto comunque giurisprudenza perché io volevo un attimino proprio entrare dentro i diritti perché sentivo anche da ragazzina che quello che chiedevo non erano né capricci né, ecco, come devo dire, privilegi, ma erano veri e propri diritti. Quindi ho detto voglio studiare a fondo gli articoli, voglio imparare a leggere un codice civile, un codice penale e devo dire la verità, mi è servito tantissimo proprio perché poi il diritto è di tutti.
ed è ogni giorno, quindi poter entrare nel vivo in tutto questo mi ha dato comunque tanta forza e tanto coraggio di poter, ecco, far sentire ancora di più appunto la mia voce. E quindi, se potessi tornare indietro, farei di nuovo comunque questo percorso senza alcun problema, sì. Senti, prima scherzavamo un po', perché non avevo ancora sentito, poi vabbè, è normale, conoscendo l'inglese, body positive. Io vedo tutti questi questa terminologia italiana inglese, che sottintende a dei termini ben precisi, quindi si potrebbe anche sdoganare magari una terminologia più italiana, più diversity and inclusion, quindi anche qui trovare un sistema, una giusta parola, è un compito che ti affido, Benedetta. Sì, allora la body positive guarda, è nata proprio grazie ai social, quindi con un hashtag proprio body positive, ma fondamentalmente, lo dice un po' la parola stessa, è la positività del corpo, nel senso amare ogni corpo indistintamente, quindi esatto. Far capire che non esistono corpi giusti, non esistono corpi sbagliati. Molti erroneamente pensano che body positive in realtà è soltanto l'accettazione di un corpo sovrappeso, ma in realtà non è così. Forse in un primo momento è nato con questo scopo, ma dopo si è ampliato questo concetto e vuole abbracciare qualsiasi tipo di corpo, quindi proprio per far capire che ogni corpo è meritevole di amore. Ho partecipato, grazie proprio a quest'hashtag, ho scoperto appunto questi movimenti di body positive e ho partecipato con tante ragazze al primo movimento in Italia, a Milano. Eravamo più di 150 ragazze, dico ragazze ma in realtà c'erano anche uomini, perché poi è un messaggio rivolto a tutti, e eravamo più di 150 ragazze e ragazzi in costume sotto al Duomo, in pieno ottobre, un freddo, però perché? Perché ci volevamo spogliare da insicurezze, da paure, quindi mostrare anche magari la cellulite, le smagliature, cicatrici, senza il timore del giudizio altrui. E apro e chiudo una parentesi, in quell'occasione conobbi una ragazza che iniziò a piangere a dirotto, perché per la prima volta nella sua vita aveva indossato un costume, quindi lei non era mai andata al mare per paura di lui. Quindi è questo un po' il senso, cioè nel senso far capire che non dobbiamo vergognarci. Per quanto riguarda invece la diversity inclusion, è sicuramente un qualcosa, ovviamente significa diversità e inclusione, che sono due parole che vanno ovviamente a braccetto, sono complementari, perché la diversità c'è, non bisogna dire di no, perché comunque la diversità non è nulla di male, però diventa, ecco, un valore aggiunto quando esiste appunto l'inclusione. E vabbè, diversity inclusion sicuramente è più breve, più conosciuto, ma si può dire tranquillamente diversità e inclusione senza problemi, ovviamente. Senti, parlando di body positive, quindi la vostra performance in Piazza del Duomo in realtà è stato un atto di teatro, quindi come vedi si può spettacolarizzare per dare, diciamo, la giusta attenzione. Certo. La giusta risonanza. Ultime due cose, quando hai avuto, diciamo, la consapevolezza di aver trovato la strada, e quindi butto dietro la cosa che mi può rattristare, perché io ho veramente il mondo davanti da fare, come stai effettivamente svolgendo. Te lo dico perché ho intervistato quest'anno Totò Cascio, che è stato il protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, che ha un problema con la vista, sta diventando cieco, e lui si era chiuso, la sua carriera è stata troncata in questo modo, ha impiegato tanto tempo per riuscire a recuperare e adesso sta volando. Ha trovato quindi il momento giusto e dice: io ho perso tempo, sono veramente felice, eccetera, eccetera. Quindi, quando esiste questo scatto di consapevolezza, nel tuo caso? Secondo me, quando a un certo punto non ce la fai più, nel senso, magari hai avuto tante ingiustizie, tanti soprusi, magari anche ripetuti, e a un certo punto scatta in te la voglia di, non dico di ribellione, che sembra magari brutta come parola, ma la voglia di riscatto, forse questo sì. E in me in realtà è scattata proprio con quell'episodio di bullismo di cui ti ho parlato prima, perché l'insegnante mi disse: Benedetta, rassegnati, devi capire che non puoi fare tutto nella vita. E in realtà quella frase
fatto fare tutto nella vita, quindi non dico che la ringrazio, ci mancherebbe, però è stata una frase che in realtà mi ha completamente fatto capire che non ero ti ha fatto innervosire, è stata la scintilla, quindi quella, vabbè, ringraziamola, no, in realtà, perché è stata una cosa è iniziato poi indubbiamente la fame di vita, e questa è una bellissima affermazione che ho detto all'interno del libro, perché la fame di vita dovremmo averla tutti, e molte volte invece ci chiudiamo, quindi normodotati, normali o con disabilità, alla fine ci sono questi momenti, diciamo, bui. Rifacciamo vedere un attimo la copertina del libro, ecco, stiamo arrivando alla fine, quindi Benedetta De Luca, come ho imparato a sentirmi bella con una coda di troppo, una vita da sirenetta, meraviglioso, Sperling e Cooper. Ci lasciamo, consenti di leggere una piccola frase nelle conclusioni, perché questo riassume tanto. Dice: il mio appello è proprio questo, prendere ogni cosa con più ironia, essere leggeri, ridere con rispetto e intelligenza, perché in fondo cos'è una risata se non il canto che si origina da un cuore spensierato? E quindi io auguro a Benedetta, a De Luca, di essere sempre spensierata, come del resto è stata spensierata durante questa bellissima conversazione e intervista. Grazie Benedetta e tanti auguri. Grazie mille Fulvio, grazie di cuore. Ciao a tutti. Grazie, buon proseguimento con tutte le tue attività oltre. Grazie ancora. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ecco, quanti spunti, quante meraviglie, incontrando delle persone di qualità, persone che ti possono dare veramente consigli, suggerimenti di vita, perché abbiamo sempre da imparare a qualsiasi età. Quindi veramente ringrazio Benedetta De Luca per averci dato questa 45 minuti. Siamo andati abbastanza lunghi e l'ho fatto veramente molto, ma molto volentieri. Grazie ancora per aver partecipato alla visione di Volti e Risvolti con Benedetta De Luca. Grazie e buona serata a tutti.